Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Signor Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare di calciomercato della Roma e a commentare un acquisto che è passato un po' in sordina visto che ieri tutti parlavano di Nainggolan. Ovviamente sto parlando dell'acquisto di Mirante che ieri sbarcò a Fiumicino per poi svolgere le visite mediche verso mezzogiorno. Quindi arriverà dal Bologna alla Roma con Skorup che farà il percorso inverso. Ovviamente ci sarà anche un conguaglio economico a favore della Roma di 5 milioni, vista la differenza di età, perché se non va errato Skorup che ha 28 anni mentre Mirante ne ha 35, quindi comunque 7 anni di differenza. Non sono affatto pochi, anche per un portiere che può durare tranquillamente fino a 38, anche 39 anni. Quindi io sono veramente contento perché, per quanto abbiamo visto con Di Francesco, il portiere di serva gioca poche partite, soprattutto se il livello tecnico, la differenza tecnica è elevata, come tra Alisson, che reputo uno dei migliori portieri al mondo, e Skoupski, che reputo uno dei migliori secondi portieri in Serie A, perché guardano un po' le big. Padelli non mi sembra più forte di Skoupski, Sepe non mi sembra più forte di Skoupski, vabbè. Storari non mi sembra più forte di Skorupski, Vargic non mi sembra più forte di Skorupski e così via, tranne ovviamente Szczęsny e Buffon e lì ci battono senza alcun problema. Però comunque io penso che no, nessuno ha un secondo portiere migliore di Skorupski e nonostante ciò Di Francesco non l'ha praticamente mai fatto giocare, giocò solamente due partite, di cui una l'ultima giornata perché Alisson era rotto. Quindi per quello che dovrà giocare è veramente perfetto, perché comunque ha esperienza, giocò sia al Parma facendo anche una stagione buona prima che il Parma fallisse e anche al Bologna. Ha imparato tanto da Donadoni, che molti reputano un tecnico diciamo incompetente, ma secondo me è un ottimo tecnico che valorizza anche i giovani, diciamo che Verdi non è nulla di te, nulla di che, era anche in Spagna aveva fallito e lui ha fatto diventare un vero e proprio top player da Napoli. Di Francesco era super sconosciuto e ora piano piano si sta affermando, così come altri giocatori. Diciamo che io sono veramente contento di questo acquisto. Avrei preferito l'accoppiata Sirigu-Meret qualora Alisson dovesse partire, ma anche così sono veramente contento perché è un calciatore che ci può garantire quelle partite giocate molto bene e a noi onestamente serve questo tipo di profilo. Diciamo che Sorrentino, molti stanno parlando di Sorrentino, non l'avrei preso perché comunque ha, diciamo, 40 anni e al massimo 1-2 anni a dir tanto di carriera, ma non ti può neanche garantire quella sicurezza anche in Champions League, che ti può garantire Mirante. Nonostante io reputi Sorrentino uno dei migliori portieri italiani in questo momento, nonostante l'età. Io sono contento perché sono inserito anche Skoupski in adattativa con un conguaglio economico a favore nostro. Diciamo che Mirante ha valutato 4 milioni, quindi abbiamo venduto a Skoupski a 9 e facendo anche un'altra plusvalenza che praticamente è ossigeno per il fair play finanziario. Io sono contento. Ora, se dovessimo vedere Alisson, mi auguro di no, e dovessimo diciamo prendere un portiere, anche Meret mi andrebbe benissimo, perché comunque Meret è quello giovane e Mirante è quello esperto, quindi potrebbero diciamo compensarsi e Mirante potrebbe far crescere Meret. Comunque, stavo dicendo, i soldi ricavati dalla cessione di Alisson, da un'eventuale cessione di Alisson, li potremmo investire su ruoli dove siamo un po' carenti, come un terzino destro. Io prenderei, lo dico sempre, ogni video Nacho del Real Madrid, che può giocare sia centrale che appunto a destra e anche a sinistra. Prenderei magari anche un mediano che possa far rifiutare De Rossi, nonostante diciamo, confermerei con Alon, ma mi servirebbe una garanzia leggermente di più. Magari prenderei Torreira cercando di strapparlo all'Arsenal, anche se ormai in orbita Gunners. Prenderei anche altri giocatori, ora non vi so elencare perché questo non è il mio mercato, ma è quello di Moggi. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto e così se lo lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.